Salve a tutti amici di Marcos Box, ben ritrovati con questo consueto appuntamento settimanale con il riassunto della settimana con le principali notizie che abbiamo postato su Marcos Box. Scusate la qualità del video, ma lo sto costretto a farlo con scarsa luce, la webcam fa leggermente schifo, quindi vedrete un po' un video a scatti. Iniziamo con la prima notizia della settimana. La prima notizia della settimana è stata il rilascio di Linux Mint 16, nome in codice Petra. Sono state rilasciate le release candidate, sono state rilasciate sia per la versione Cinnamon che per la versione Mate. C'è da dire che personalmente ho provato la versione Cinnamon e ho avuto una serie di crash abbastanza fastidiosi perché mi rendevano praticamente impossibile riavviare il computer se non forzatamente. Non ho indagato su che cosa può dipendere, se è un crash che è già stato segnalato da altri o cose del genere. Fatto sta che l'altro giorno ho preso dalla disperazione, ho piegato tutto quanto e ho rimesso Fedora KDE nella speranza che appunto nei prossimi giorni di farci un altro tentativo di installazione. Che dire, nutro alcuni dubbi sulla bontà di questo rilascio di Linux Mint. Non perché Linux Mint faccia il team Linux Mint faccia schifo e cose del genere, bensì il fatto che, essendo una derivata diretta di Ubuntu, espressione appunto diretta di maggior parte dei programmi vengono appunto da Ubuntu, cambia soltanto il desktop più qualche altra cosuccia. Noto dei seri dubbi appunto sulla bontà di Linux Mint 16, perché Ubuntu 13.10, l'ultimo rilascio, fa leggermente schifo dal punto di vista dei bug, ma non so se la situazione è cambiata da un mese a questa parte. Quando l'ho provata io fino a poco tempo fa aveva seri problemi. Vedremo se solo se fioriranno. Comunque, come vi ho detto, noto dei seri dubbi, spesso e volentieri, anzi quasi, quasi sempre. Ad una buona release di Ubuntu corrisponde una buona release di Linux Mint, ad una brutta release di Ubuntu corrisponde una brutta release di Linux Mint. Comunque, speriamo di essere smentiti nei prossimi giorni, nei quali farò altri test, anche perché devo poi realizzare la consueta guida post installazione. In settimana poi è stata rilasciata la nuova versione dell'installer grafico di Antergos. Antergos, come ben sapete, è una derivata di Arch Linux, che ha come obiettivo, diciamo, quello di realizzare una Arch facile da installare già preimpacchettata. Il nuovo installer, CNKey, versione 0.4, porta una serie di migliorie che abbiamo visto in parte su TUS, l'installer derivato, o meglio fork di KNKey che troviamo su Manjaro. Praticamente durante l'installazione sarà possibile attivare altre feature di supporto Bluetooth, installare il supporto per le stampanti, installare LibreOffice oppure installare software proprietario. Praticamente quindi durante il setup noi possiamo decidere che cosa fare. È interessante, l'ho provata anche Antergos. Però ho avuto dei problemi sulla vecchia macchina, sul vecchio computer di test, portavo la versione open box. Una volta installata non riuscivo più a cancellarla per ripristinare una copia di Windows che mi serviva in quel momento. Sono dovuto passare per un'altra installazione di Linux e poi formattare. Vabbè, questi sono problemi, non penso che siano dovuti alla distro, ma più che altro ad alcune altre cose. In settimana, successi poco dopo sulla notizia del rilascio del nuovo installer grafico, Rodrigo ha effettuato un suo test, una prova su strada di Antergos. Nel suo editoriale potete vedere i suoi pareri sul processo di installazione, sul sistema in generale, se funziona, se non funziona, e un suo piccolo paragone fatto tra Arch e Antergos. Andatevelo a leggere, che è molto interessante. Rodrigo, scatenato questa settimana, ha pubblicato anche un secondo editoriale dal titolo Windows sì, perché sì, ma cosa ha in testa la gente? Che cosa? Come ben sapete, Rodrigo fa assistenza informatica a un negozio e si occupa di fare altre cose, appunto gli capita di dover combattere con PC con Windows. Come al solito si ritrova con computer infestati da cose assurde. Nel suo post va ad analizzare appunto cosa succede normalmente quando si trova con un computer con Windows.
sapete, Tauber buttate da tutte le parti, processi zombie, antivirus che fanno la vita tra di loro, perché gente dice più antivirus installo, meglio è. Ed è vero questa cosa, eh. Mi capita anche a me spesse volte quando vado a mettere mani su computer che mi portano da sistemare di amici o parenti e conoscenti, alla fine mi ritrovo sempre con mille mille antivirus, porcate varie che non si capisce. E beh, andatevi a leggere il suo editoriale, non vi anticipo null'altro. Settimana è stata rilasciata anche alcune informazioni circa Tizen, il sistema operativo smartphone, ma anche possibile installarlo su macchine con la Tizen Shell di cui vi ho parlato qualche posto fa. E appunto sono state riusate le principali caratteristiche di Tizen 3.0, la nuova versione che vedremo nel 2014. Tizen 3.0, tra le altre cose, avrà il supporto multiutente, che può essere utile, come mi dicevano alcuni, ad esempio sui tablet. Se devo passare il tablet a qualcuno, faccio un altro utente. Effettivamente su questo c'è ragione, perché io all'inizio non ci avevo pensato, pensavo che era una feature, diciamo così, inutile. Ha il supporto all'architettura 64 bit. Qualcuno dirà ha copiato, visto che c'è Samsung di mezzo. Vabbè, utilizzerà Wiegand, come ben sapete, alla faccia di tutti quelli detrattori di Wiegand. Una runtime open source per HTML5 chiamata Crosswalk. Poi andatevi a leggere, magari nel post originale che è stato pubblicato da Tizen Expert. Fedora, settimana è stata rilasciata la beta di Fedora 20. L'ho provata fino a quando era versione alfa Fedora 20. Bella, bella, distro, non c'è che dire. Se volete cambiare distro, volete, fateci un pensierino, perché stabile, veloce, problemi praticamente nella versione alfa non ce n'erano. Figuratevi nella versione beta. Le novità più succose di questa versione quali sono? Per esempio, c'è l'architettura ARM che è stata aggiunta come supportata ufficialmente, alcune migliorie su Network Manager, su KDE, nella versione con KDE è stato utilizzato SDDM al posto di KDM, carina, anche se poi alla fine preferisco KDM. E vabbè, è come al solito nella versione preview di Wiegand. Altra notizia, Yoga. Parliamo di Yoga. Yoga è stato un accordo con Nokia per poter usufruire del servizio di mappe Ear di Nokia. E l'altra novità, sempre su Yoga, è che sarà presente con Yandex Store. Yandex è una specie di provider, anzi, è un provider russo, che ha anche un suo store di applicazioni Android, quindi potete installare applicazioni Android grazie allo Yandex Store. Quindi sai Fisher se si prospetta un ottimo sistema operativo smartphone, perché appunto riuscirà a eseguire nativamente applicazioni Android. Anche Tizen ha dichiarato che utilizzerà le mappe Ear di Nokia e che verrà rilasciata una versione chiamata Tizen Lite per i smartphone con 256 MB di RAM. Vedremo chi dei due riuscirà a strappare quindi il trono per il terzo incomodo del mondo degli smartphone. Tornando sempre a Jolla, l'ultima notizia postata da Marco Persi è che il primo device con Jolla, chiamato Jolla, e sai il FishOS, verrà rilasciato il 27 novembre, quindi manca poco. L'unico problema è che purtroppo non sarà rilasciato in Italia, ma esclusivamente in Finlandia. Vedremo poi come si comporterà con le prossime versioni, quando sarà disponibile anche in Italia e quando sarà il costo. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, e ciao ciao e buon dì nipoti.